Come commenta l'arresto di due terroristi a Brescia oggi? Se da un lato il commento non può che essere positivo, perché nel momento in cui le forze dell'ordine fanno il loro dovere e compiono degli arresti a potenziali terroristi, il plauso va alle forze dell'ordine che fanno il loro dovere quotidianamente. Dall'altro lato due osservazioni sono doverose. La prima, il timore che abbiamo tutti e che abbiamo evidenziato in più di un'occasione come Lega al Ministro Alfano, di tutti questi personaggi che girano abbastanza indisturbati sul territorio italiano. Mi fa paura pensare che ne abbiamo arrestati due, ma contemporaneamente chissà quanti ce ne sono che sono liberi di girare, agire e reclutare in modo indisturbato. Dall'altra cosa mi fa altrettanto paura la decisione del ministro Alfano di ridurre l'organico di polizia, in particolar modo la polizia postale, perché sappiamo benissimo tutti che la maggior parte di questi reclutamenti e di queste iniziative vengono fatte via internet, sui social network, ed è solo la polizia postale che riesce a raggiungere e a scovare questi potenziali terroristi. E quindi il fatto che Alfano abbia ridotto sensibilmente il numero di postazioni di polizia postale nei vari territori italiani, questa cosa ci fa paura. Ci chiediamo, Alfano, come faccia oggi come oggi a dare un livello di sicurezza ulteriore e sempre più elevato, visto e considerato che i potenziali terroristi sono sempre più organizzati.